Francesco, eccolo qua. Buongiorno Francesco. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Cosa succede? Aspetta un attimo. Buon sabato. Buon sabato, sì, santa giornata, che se vi benedica. Buongiorno. Stavo leggendo, come l'altra volta, un po' di notizie di oggi. Perché cercavo sul giornale, ieri sera, leggevo che a Prato, perché... Se, i miei amici quando mi chiedono se conosco una via della mia città, che abito a Rovigo, non so niente, via Garibaldi, non so niente, non so. Se invece mi dite una via di Prato, sì, le so tutte. Ieri sera leggevo che poverini a Bagnolo, che non Bagnolo Po, a Bagnolo di Prato, che è il paese anche dei genitori di Benigni, c'è anche, no? E esondato ancora un fiume, esondato, ripeto, quindi anche di sera leggevo, sentivo solidamente sulle notizie sul web, e quindi hanno assolato le persone, insomma, quindi di notte non è facile. Cercavo stamattina notizie in merito, anche perché è la mia seconda città, anzi città in cui ecco, Rovigo mi serve quasi per dormitorio, diciamo, ecco. E leggevo le prime pagine dei giornali, di due giornali, già, e io mi è venuto proprio, ve ne dico solo una, questa è bella proprio, per dire, cioè, io ho visto Prato, in questi giorni Prato, Montemullo, Campi Bisenzio, poi un disastro, Campi Bisenzio, veramente, e sono veramente distrutti, distrutti sono, no? Se ne hanno parlato così, però parlando con loro, ero lì anche ieri, perché guardate ieri cosa ho acquistato, insomma, fai una piccola, tutti, poi vi dico perché, veramente si sono fatti sulle maniche, messi sui stivali se l'avevano di gomma, però aiuti esterni, non è che hanno visto tanti aiuti, e hanno tantissimi danni anche aziendali, insomma, i macchinari, così. E una delle notizie più importanti di oggi sono i giornali, no? Non ho levato, né? Un ragazzo, un signore che ha ucciso la sua fidanzata a 57 coltellate, è stato scarcerato quando è stato messo ai domiciliari perché è obeso. Cioè, stamattina commentando questa notizia con i miei amici al bar, hanno detto, dai, qualcuno, più di qualcuno da stasera mangio. Se questa è la giustizia italiana. Un po' di dark humor, un po' di humor inglese questa. Da stasera mangio. Cioè, 57 coltellate e via dal carcere. Cioè, per associare l'Italia quando è in ginocchio e dice, ecco, vai, preghiamo sopra, preghiamo, dai, vai. Grazie, buon sabato. Buon sabato a tutti, dai. Cominciamo con la nostra carrellata. Ecco. Miseria, anzi li chiamo tutti i giorni. Ecco, ho tantissimi amici, veramente, anche a Bagnolo. Ho amici con le abitazioni a Bagnolo anche, perché è un po' sopra, è, diciamo, un po' sopra la zona commerciale industriale di Montemullo. Vabbè, viene la piangere solo a ricordare l'immagine, l'ho visto anche ieri. Proprio hanno il paltano. Allora, sabato è stato un successone. Avevo più di 100.000 persone che hanno visto sabato. Più? 114.000 persone. E questi purtroppo, e gli effetti li abbiamo avuti sulla Sabrina. Se vediamo, la Sabrina è tutta scapigliata dalle vendite. dalle vendite che abbiamo fatto in questa settimana. Cioè, venduto quasi tutte le rane, addirittura chi è, perché ho proposto delle rane cotte pratesi, fiorentine, però non in poliestere, in lana, e chi le ha acquistate e le ha subito, quindi anche ieri sera, perché sono arrivate alla volta, abbiamo spedite martedì, le abbiamo spedite, e la volta di giovedì sono arrivate, e subito hanno detto mia, ancora la regalo, ecco. Addirittura le fanno per regalare, oppure appunto come abbiamo detto, ecco, sapete chi mi ha chiamato? Tantissime scuole d'Italia ho cucito, ma non ho chiamato, quindi sapete la mia missione, dico, no, incentivare quest'arte italiana,
No, e a proposito di quest'arte italiana, oggi abbiamo una grandissima sorpresa, anzi una grandissima, abbiamo una delle maestre d'Italia, veniva Tiziana, una delle maestre d'Italia più famose della bassa padovana e del basso vicentino. Non esageriamo, dai. No. Colgo l'occasione per ringraziarvi innanzitutto, Francesco e Daniela. Non farmi piangere. Per farmi conoscere. Esatto. Soprattutto il mio lavoro e la mia ditta. Allora, è una ditta di Pisa, sede a Pisa e una a Viareggio, si chiama Centro Formazione Moda. È una ditta che opera un po' in tutta Italia da 60 anni, quindi una buona ditta. Garantita. Buona ditta. Diciamo che, allora avrete già capito che io tengo corsi di taglio e cucito. Un po' riduttivo dire corsi di taglio e cucito, perché c'è possibilità per le persone che vogliono intraprendere un lavoro. Bello. Vale sarta, grande, modellista grande. Da donna, modellista anche da uomo, quindi di arrivare anche a un qualcosa di più. Certamente, soprattutto insegno a persone che imparano per loro, per un uso personale, per hobby, insomma, ecco. È una soddisfazione grande sapersi fare qualcosa, naturalmente, con una spesa. Vabbè, però ti dico minima. Una cosa, l'altro ieri sono stato su una confezione, un laboratorio, che facevano per grandi firme, sì. E parlando con i responsabili, sì. No, e mi dicevano che tante loro lavoratrici hanno iniziato i corsi di taglio e cucito. Sì, ma assolutamente. Hanno iniziato i corsi di taglio e cucito. Ho tante persone che praticamente lavorano già come modelliste, non ne ho una che è a casa, una persona che è già arrivata a questa qualifica. Quindi la ditta è buonissima, il metodo di più, si chiama Centro Formazione Moda. Aspetta, ti faccio, ecco, fai vedere. Il metodo Trimoda, eccolo qua. Io mi chiamo Tiziana Darù. Sono una signora, vedete, non sono mica bambina, però ho fatto sempre il lavoro di modellista e di insegnante per questa ditta qua. Quindi, se qualcuno vuole approfondimenti, può chiamare a questo numero. Comunque tengo corsi ad Este e a Montagnana, due all'anno, uno in estate e uno in inverno. Adesso per esempio sto programmando il corso primaverile, perché siamo già partiti con quello invernale. La ditta è buona, l'insegnamento naturalmente è sempre tenuto ultima tecnologia. Posso garantire, perché abbiamo tante tue allieve, sì, che vengono qua e veramente ci sono veramente un cuore grande. Sono veramente brave, quindi benvenga. Se volete iscrivetevi, però logicamente dovete chiamare. Ti ringrazio. Va bene? No, grazie a voi. Grazie a voi, grazie a voi. È una gioia veramente. Grazie. Vedete? Questa è l'arte italiana, noi siamo famosi in Italia per la nostra creatività, guardate, ho anche un altro volantino, ecco, ecco, quindi siamo qua, no? Ecco, come ho detto, sto proponendo tessuti a prezzi abbastanza... li compro a stock, no? Tante le cose, perché compriamo irregolare, ma tante cose ci capitano di questo, che quindi hanno un prezzo inferiore al regolare, no? Ma non perché sono difettosi, a volte le ditte scartano dei tessuti perché sono fuori colore appena di... c'è il famoso Pantone, no? Che ha migliaia di colori, e magari è sulla tintoria salta un centesimo e lo contestano, quindi sono perfetti, no? E hanno solo mari fuori colore, no, sono immacolati, no? Però la ditta purtroppo non può venderlo al cliente, e quindi ce l'ha in casa e a volte ci chiama e lo stocchiamo. Quindi ai prezzi di stock, che noi lo acquistiamo di favore, sto facendo questa missione per girarle agli allievi delle scuole d'Italia, quindi adesso, anche oggi ho tantissimi tessuti da proporre, anche proprio come l'altra volta, insomma, quindi speriamo di fare presto. E come si dice dalle nostre parti, una man lava l'altra. Sì, esatto, e poi anche, no, ecco, questo è una delle, se avete appunto nella zona, ecco, dove siamo, intanto chi siamo noi, scusate, siamo lo scampo dei fratelli Antonioli, con due punti vendita, uno a Rovigo, in via
in Viale Portadige 44 e uno qui a est dove stiamo adesso trasmettendo, registrando questa puntata di proposta di vendita, ad est in via a teste 3/C, quindi siamo fra Monselice ed est, prima di entrare a est siamo sulla statale. Se avete di tutta Italia, scuole d'Italia, cucito, sartorie, siamo qua, ci spedite i vostri volantini e noi li pubblicizziamo, non vogliamo niente, non vogliamo, va bene. Altra cosa, ci hanno chiesto, ma i prezzi che tu fai speciali alle scuole d'Italia, cucito, sono solo per le scuole d'Italia, cucito, le sarte o per tutti? Quello che offro è per tutti. Tranne per i commercianti, perché se anche posso dire che sfido, a volte non riescono a comprare i prezzi con la mia rete, purtroppo ho dedicato veramente una vita, come ho detto, ho la vita sociale quasi a Prato, cioè a Firenze, insomma, quindi come a Gallarate a volte, ecco, però Prato mi è sempre stato il primo posto dove ho acquistato, quindi è come la prima amorosa, no? 42 anni fa, hai capito? Va bene, quindi abbiamo iniziato l'avventura con Prato, di Prato mi manca solo una cosa, di mangiare il famoso lampredotto. Ah, io sì, l'ho mangiato, è ecco, bellissimo, ecco. Il centro Firenze. Ecco, io mi manca solo mangiare, poi divento il sindaco, mi chiamerà e mi dà la cittadinanza onoraria. No, mangio di tutto, le bistecche, di questo, il vino, però il lampredotto devo ancora, però mi sono ripromesso anche ieri che ero con mio fratello a Prato, passando davanti, ho detto, prima di chiudere l'attività devo dire completare il cerchio, ma anche il lampredotto, il famoso lampredotto di Prato. Va bene? Ok, cominciamo dai, cosa propongo oggi, cosa proponiamo? Allora, cominciamo intanto con dei prezzi alti, sicuramente bassissimi. Comincia a fare freddo, non so, almeno qui sono in questa zona bassa, cioè, ecco, quindi si stanno cominciando a accendere i termosifoni, che purtroppo, ecco, con quello che costa, ecco, sapete che opero, insomma, cerco di dare una mano anche sul sociale, e non tutti hanno la disponibilità purtroppo per ancora accendere i termosifoni, quindi queste cose mi fa molto pensare, queste cose, quindi come posso io aiutare? A parte, vabbè, insomma, se c'è una comunità qualcosa, chiamate, posso anche regalare delle cose, quindi, alle comunità che operano a favore dei risultati, va bene? Sì, salutiamo Casa di Abra. Sì, salutiamo Casa di Abra. Ecco, saluto, ecco, che lì è una casa di accoglienza per persone senza fissa dimora e con persone con difficoltà, insomma. Allora, cominciamo con del pie. Perché con del pie? Perché appunto fa freddo e quindi penso veramente alle persone anziane che magari sono a casa e hanno bisogno di magari sono in carrozzina, sono sedute oppure sono allettate e vogliono magari o farsi anche un capospalla, diciamo, per coprirsi, per stare caldi, per stare, perché magari non pesi tanto, perché è come il pie, è perfetto. Che si lavi facilmente, non ha problemi, è sempre bello, non fa pelucchi, è bellissimo, non si pietrisce, si alte, basta lavarlo sempre i famosi 30 gradi, qualsiasi pie che voi acquistate, anche se ve lo vendono a 50 al metro, per assurdo, dovete sempre lavarlo 30 gradi a 30 gradi da lavare. Se io pago 50 euro un paio lo lavo a mano, perché se pago 50 euro un paio... No, da me no. da noi no. Ho tessuti da 50 euro, ma non li mando 50 euro. Va bene, quindi per fare anche copertine, magari appunto per avere un po' di tepore, cominciamo con dirò dei numeri e dei prezzi di vendita, va bene? Ok. Questa ci potete scrivere WhatsApp? Sì, ecco, questi sono i nostri numeri, il numero WhatsApp del negozio di Este. Casomai poi, se avete bisogno anche del numero di Rovigo, ve lo giriamo, insomma, ecco, senza nessun problema. E cosa voglio dire? I numeri di
di telefono ci servono, oltre che per essere contattati direttamente, anche per essere, per messaggiarsi, no? In cui noi vi risponderemo entro le 24 ore tramite messaggio. Non la domenica o sabato pomeriggio che siamo chiusi, e vi mandiamo foto, video, vi diciamo ancora la disponibilità. Ecco, tutti i prodotti che io presenterò a prezzi come tutte le altre televendite, se andate a vedere anche quelle precedenti in cui ho presentato tessuti a prezzi 3 euro, 4 euro, cioè tessuti bellissimi appunto per le scuole di taglio cucito, per le sartorie e per tutti, chiedete e se me dite il numero della puntata, il numero del tessuto e vediamo se c'è ancora disponibilità, va bene? Ok, il telefono sta squillando, va bene? Allora, cominciamo con questo paio, allora, dirò dei numeri e dei prezzi. Questa è la proposta televisiva, non televisiva, di vendita, numero 311, che è l'abbino con due colori, questo blu ottanio, che è bello, 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 bello pesante, vedete, è anti-peeling, proprio stiamo qui un'ora e non fa nessun peluco, non fa, è praticissimo per fare qualsiasi capo di indumento, certo, oppure appunto copertine. Sì. Ho la proposta, si dice, la proposta 311, che chiedete, ho visto il viola scuro, vi faccio vedere adesso, l'ottanio, certo, o sì, sì, sì. Ce l'abbiamo. Il viola scuro, ecco, vedete anche, sono pesantissimi, morbidissimi, hanno pesi stupendi, ve lo propongo oggi a un prezzo folle, 4 euro al metro. Questi tessuti non sono stati, ecco perché questi tessuti, ma dite, oppai fuori, anche da 8 a 12 euro al metro, oppai fuori, sia in titolita che anche in fantasia. Ma perché dici, proponi questi a 4 euro e l'altri 10, 8, 12 euro? Questi sono tessuti come quelli che proprio tutti oggi, che non sono mai passati per i banchi vendita. Questi li ho acquistati ieri di stock, tutti questi tessuti, o in questi giorni, diciamo, li ho acquistati, quindi posso proporli a un prezzo stock, proprio per incentivare l'arte del cucito. Avete sentito anche le modelliste, no? Qualsiasi, ecco, vi incentivo proprio per tirare fuori la macchina da cucire della nonna, della zia, della mamma. Se è piena di polvere, tiratela fuori e cucite. Allora, 311, sia in blu ottanio che in viola scuro, a 4 euro al metro. Poi, cominciamo a fare un po' di spazio, perché la roba è tantissima oggi, sarà merce. Scusate. Adesso, vi faccio vedere una viscosa. Guardate questa viscosa da fare camicie, ecco, questa è proprio per le scuole di taglio, se è anche una tinta un po' particolare, invernale però, una tinta, no? Autunnale, invernale, appunto per chi per allievi delle scuole di taglio cucite che vogliono spendere poco, però lo stesso realizzare, fare campioni di tessuto, proprio spendere pochissimo. Questa è la proposta numero 312 a 3 euro a metro. C'è neanche la foda in viscosa, in pura invernale, eh? Questo ha una mano veramente, non dico caldo cotone, ma quasi, eh? Questa è viscosa, 312, 3 euro al metro. Andiamo veloci. Adesso invece faccio vedere un jersey. Sì, ecco, metto giù, l'aspettiamo. Scusa, ho fatto un termine al camera perché ha un riverbero di una telefonata che non riesco a concentrarmi. Non voglio essere villano con la cliente, però non riesco proprio a connettere, scusate, è difficile. Oggi di avere tanti clienti sì. Negozio e quindi rispondere con tutti a casa, scusate. Allora, la proposta numero 313, questo è un jersey. Sempre a mano autunnale, invernale, per fare camicette, vestitine, quello che volete. Vi posso assicurare che non è estivo, che non è, però ha colori che si possono anche portare d'estate. E qui veramente è una camicetta che state calde, che state, guardate che colori fantastici. E l'avevo presentato in un'altra variante 2-3 puntate fa,
e ne ho ancora un po' di metri su altre tonalità. Mantengo il prezzo dell'altra volta proposto con l'altro, col gemello, col similare di disegno di questa, in altre varianti di colori, 3 euro al metro. Quanto? 3 euro al metro, una follia, nel senso troppo basso, 3 euro al metro. La proposta numero 313 a 3 euro al metro. Adesso, guardate che carrellate, di tessuti, vi faccio proprio tessuti, e certo qualcuno è veramente invernale. Ora, cominciamo con un velluto, la proposta numero 314, tutte queste, tutto questo pacco, fai vedere tutta questa serie, sì. Tutta questa serie, che adesso ve la esibirò, sì. Pianino, 5 euro al metro. 5 euro al metro, però io, vedete che cosa stupenda, adesso vi farò vedere. La proposta 314, guardate che velluto, velluto, sì. Velluto liscio, velluto morbidissimo, puro cotone made in Italia. No, questo è il, ve lo apro, guarda. Vestiti, gonne, quello che volete, camiccioni, quello che volete, lo potete anche, se volete anche foderare, imbottire, potete fare anche qualche capo spalla un po' più pesantino, però questo è bellissimo da vestiti, si vede? Quindi è la proposta numero 314. Il prezzo ve l'ho già detto, tutti questi qua. Mettilo perché si è appena connesso. 5 euro al metro. Grazie. 5 euro al metro. Adesso faccio vedere. Questo invece è sempre un altro jersey, questo qua. Guardate, con fantasie di confession, no? Sì. Confession, sempre, non ha una mano estiva, ecco, per dire che quindi va bene tutto il tempo. Oh miseria, oggi ho la mano secca oggi, dicevi, invece sono io che sto ancora immerso nella lettura dei giornali questa mattina. Ecco, ma sì, ieri sera quando ho letto che ancora lì il fiume a Bagnolo è esondato, anzi è esondato e addirittura ha rotto quello che aveva rotto la giovedì scorso, quindi hanno, vabbè, poverini. Ok, anche questa è una viscosa e la proposta numero 315, sempre 5 euro al metro. Vedete? Cosa può andare bene giovani. Questa? Ah, camicie giovanili, dai, guardate che tessuto giovanile, che è. Questo lo mettete con qualsiasi capo, anche gonna, con capo a spalla, con pantaloni, gonne nere, sono splende, questo tessuto qua splende, va bene? Allora, 315. Oh, questo è un fustagno, diciamo. Un fustagno, guardate, sempre colori autunnalissimi, oh, ha una stampa digitale questo qua, beh, comunque è un fustagno, vedete, non ve lo ha, bello, caldissimo, anche questo qua, per fare vestitini, gonne, anche gonne un po' ricciate, guardate, abbiamo tanti clienti anche, abbiamo clienti da tutta Italia, si dice dalla Val d'Aosta fino a Siracusa, quindi oggi faccio vedere articoli sia per la Val d'Aosta che anche fino a Siracusa, si può dire, eh? Guardate, quindi la proposta numero 316, questo fustagno bellissimo in puro cotone, sempre a 5 euro al metro. Poi questa cinilina, la proposta 317, guardate che morbidezza che ha e che colori, camicia, vestitini, qualsiasi cosa, apro la distante, c'è un peluchino, te lo diamo via, ok, guardate, ma guardate che morbidezza che è, questa è una cilina, stupenda, tutta sempre made in Italia, la proposta 317, sempre 5 euro al metro, andiamo, oh, questa è una follia. La proposta numero 318, guardate, questo velutino costa mille righe, morbidissimo, fate una camicia, un vestito con un abbassamento. Il colore è un po' più solido di quello che si sì, sembra. È un po' più sbiadito in video. Eccolo qua, vedete, con abbassamento lo vedi? No, questo lo tiro via, aspetta un po', è sbagliato, no. Eccolo, l'inizio non ho capito, eccolo qua, no, l'ho tirato, è il bello della diretta,
aveva un difettino, lo tiro via subito. Non voglio, non voglio vendere roba difettosa. Bravo, spieghiamo anche questa cosa qua. Voglio. Ok, i prezzi bassi. Ma no, no, no. L'ho comprato a scatola chiusa, però è il bello del... I prodotti sono difettati? Assolutamente. Generalmente no. Ah, ho sempre detto che su 50 metri per legge ci possono stare dei 2-3 difetti. Certo. Ho beccato... Però ecco, no, racconto l'esperienza. La Sabrina ha venduto dei tessuti alla signora. Abbiamo trovato su 5 metri che aveva preso la signora, abbiamo trovato una piccola macchiolina. Abbiamo cambiato. La Sabrina ha comunicato alla signora, sì, e la abbiamo fatto un po' di sconti. Sì, posso fare. Va bene. Okay. Quindi la proposta numero, questa qua è la proposta numero 318, con abbassamento, mille righe, da camicie e vestitini a 5 euro sempre al metro. Questo invece... Oh, guardate questo qua, sempre un veluto liscio. Questo è un pannello. Questo è un pannello, guarda. Con glitter, con lavorazione glitterata sulle foglie, sì, foglie dei fiori glitterate. Guardate, guardate che opera d'arte. L'ho preso a scatola chiusa, quello là, vabbè, insomma. Ok, guardate che disegno. Guardate che giacca che potete fare con l'abbassamento, è stupenda. È anche elastica, vedete? E quindi non tira niente. Guardate, no, guarda i casmironi, no? Col glitter, spero che si veda la bellezza. Questo è un lavoro fatto a mano. No, però è, insomma, guarda è artigianale, ci vogliamo. Sì, sempre con macchine, però non con macchine, va bene? Quindi la proposta numero 319, sempre 5 euro. Vedete che sono pannelli, no? Io qui vendo a pannelli 5 euro al metro, non a pannello, 5 euro al metro. Quindi un pannello può essere 1,20 m, 1,30 m, siamo su 60 euro. Bello nella diretta. Sì, dai, eccolo qua. Il metro è 26 euro. 6 euro, va bene? Però è bellissimo, va bene? Poi, altro oggi proprio qui velluti, ho detto, perché c'è freddo fuori, guardate che fantasia. Allora, la proposta 320, io mi ricordo sempre, quando vedo queste fantasie, no? E vedo le... Mi immagino di vedere mia mamma, che adesso avrebbe 90 anni, mia mamma, o mia nonna, che aveva 100 rotti anni, e negli anni 60, questi sono disegni, no? Degli anni 60-70, erano, vorrei vedere, giovanili, no? Con questi tessuti qua, cioè queste, guardate. Che colori, che fantasia, anche questa è comfort, vedete, è leggermente elastica, è stupenda, è un'opera d'arte, è la proposta numero 320, sempre 5 euro al metro. L'avevo comprata, ecco, l'avevo comprata per venderla così, guardate, per proporla, va bene, quindi non vi dico, voglio proprio fare prezzi regalo. Poi questo invece è un po' estivo, però perché lo propongo oggi? Perché magari qualcuno, ho sentito anche ieri, qualcuno vuole adesso si preparano per andare in ferie e noi, chi è, beati loro, chi può, e qualcuno ho sentito addirittura vanno in paesi caldi africani, insomma. Sì. Ma è vero. Non dico beati, se possono. È brutto che ci ha invitato anche noi, abbiamo tutti sì. Di là perché abbiamo le dirette da fare. Ecco, quindi. Ecco, addirittura ho amici che hanno anche dei resort, se dici così, no, anche in Kenya, cioè, vieni là, sei ospite nostro, però guardate, è un'opera d'arte, è un cotone elastico, guardate che roba, cioè, ma se anche rasato, un rasato di cotone, guardate che cioè, l'italiano ha... Cioè, i cinesi qua ci arrivano neanche fra mille anni qua ci arrivano a fare queste opere qua. È bello. Potete anche fare un quadro da appendere in soggiorno, questo qua.
Ok, l'ultima proposta era sempre, e questa è la proposta numero 321, 5 euro al metro, tessuti da 15-20 euro così. Bellissimo. Poi, adesso cominciamo un altro proposto, una felpa di lana. Una felpa di lana, quando dico felpa, ecco, mi allaccio al discorso del pari, no, di prima, vedete, potete fare in doppio uso, potete farlo, è una costina quasi uno a uno, questa qua, insomma, è una felpa di lana, guardate anche, che non fa pelucchi, vedete, proprio è di qualità eccelsa, perché vi posso assicurare che questa qua veniva fatto capi per grandissime firme. Non posso dire la firma, ma sono tessuti per essere. Però si riconosce la firma, è della qualità. Però sì, la qualità è bellissima, è incredibile la qualità. Allora, la proposta di vendita numero 322, 5 al metro. Questi sono tessuti da 25 al metro, vi posso assicurare. Questa è qualità, un capo così, una grande firma, vi costa qualche migliaio di euro. Ve lo posso assicurare, questi sono capi eterni. Questi sono capi eterni. Va bene? Ok, allora la proposta 322, 5 euro al metro. Adesso, siamo quasi. Non abbiamo ancora? Ne abbiamo uno. Allora, abbiamo fatto solo mezz'ora. Dobbiamo fare un po' di più. Allora, ci hanno chiesto qualcosa tipo gessatino. Questo è un double fast per me. È una lana, è una lana, è leggermente comfort. Diciamo, è una lana cotone, questa qua è una lana, e per pantaloni anche da uomo, insomma, ecco, sempre per appunto per incentivare le scuole di taglio e cucito e per le fattorie. Questo tessuto l'avevo acquistato per venderlo, era intanto è la proposta 323, santa miseria, guardate cosa volevo venderlo, santa miseria, no? Porca miseria. Sì, no, basta ripeterlo. No, senta miseria. Basta porca miseria, no. Guardate, Grazie. Mi ammazza mio fratello. Potete fare pantaloni, gonne, vestiti, qualsiasi cosa potete fare qua. È una lana e cotone questa cosa. È una specie di gessatino, se anche il retro fa un po' di, vedete, di quadratino, però si nota o non si nota. So, aprilo, guardalo, guarda. Scusa, non sono per vedere che sono filetti di appoggio questi? No, guardate, no, questo è il rovescio. Guardate, porca vacca. Ciao, aspetta. Aspetta che vedo un po'. Va bene, sì. Benjamin, vieni qua a trovarmi. Guarda, Benjamin. Sì. Gesù, vedete? Sì. Intanto Benjamin è venuto a trovarci in negozio. Ciao. Vedete Benjamin? Quel giorno ti ho detto, no, guarda, non le ho qua, avevo in macchina. Allora, un giorno, non me lo dimenticherò mai, sei arrivato tutto dispiaciuto perché avevi perso la corruzzina, ti ricordi? E io ho detto, no, all'attimo così non ne ho, in macchina invece, vicino al cambiamarce, ero piena, ho detto, sarei venuta in cerca, non so dove, per dartela. Questa è quella di Medjugorje anche, questa è quella di Medjugorje anche. Sì, ho perso con... è incassato in bici, troppo staccato, troppo... Va bene, sì, caro, sì. Ciao, grazie mille. Allora, Benjamin è il migliore, posso dirlo io da sostengo. Io, allora, Benjamin è l'unica persona che fa le ricevute fiscali che fa le ricevute fiscali. È vero, perché sì. Benjamin sei un grande. Sì, no, è giusto che paghiamo tanto. Avvicinati, sì, bravo, ripeti perché sono l'unico. È giusto che paghiamo perché qua siamo di passaggio, non portiamo via niente quando andiamo via, certo? Paghiamo per stare bene, così siamo tranquilli. Paghiamo le tasse. Santa Domenica, ciao caro. Allora, grandi inventori, vedete che... Allora, il...
la proposta 324, vedete? Ora, questa è una lana, pepe sale, però guardate che roba, già il fondo era bellissimo, perché vi posso dire questa è una pura lana, guardate il fondo, però guardate che lavorazione, si vede? Eh? Si vede? Sì, 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 eh? È un'opera d'arte, qualsiasi cosa fate qua, taglierini, pantaloni, cappottini, qualsiasi cosa, capi spalla, eh? Questa è una proposta, è la proposta 324. Sì. Guardate, sì, se Federico sta dicendo che Benjamin, no? Fa le vendite porta a porta, no? Come classico, sono voi fazzoletti, ti fa la ricevuta. Grande uomo. Ascoltate, io volevo vendere a questo prezzo qua. Levo l'8 e levi l'8 e diventa 8. No, 10. Ah, 10. Sì, dai. Sì, scusa. Almeno i soldi, almeno i soldi che l'ho comprato, dai. Dai. Va bene. Grazie. 10 euro al metro, va bene. È bellissima. Bella. Stampata veramente in modo anche meraviglioso e delicatissima. Guardate, eh? Bello, merita, questa è un'opera d'arte. Ok, 324. Adesso, l'altra volta ho proposto il cottone che era la, se vi ricordate, la proposta 310 a 6 euro. Avevo detto che avevo altre fantasie, era molto più grossa, abbiamo venuto tanta. Questa io l'ho acquistata. Mi avevano garantito che era buona per fare qua, i... Fermi, perché questa è glitterata, guardate, è tutta glitterata, ho detto l'altra. Ecco, vedete che ne ho, vediamo se si vede bene, eccolo là, vedete, è tutta glitterata, eh? Ho detto che avevo altre due o tre proposte, infatti poi sono andato in cerca nella... E lo trovate, vedete, sono due fantasie, questa è la 325 e questa è la 326, va bene? È giusto il numero, sì. Ah, c'è nulla. Non ce l'ho di qua il numero. E di là no, eh? No, di là no. Oh, ok, sì, la 325 e la 326, sempre 6 euro al metro, va bene? Sì. Sempre per fare anche qualsiasi cosa. Cotone, insomma, è puro cotone, però dovrebbe avere anche che tiene la piuma, ecco, volendo fare anche sacchi, copri piumino, se avete, ecco, perché magari lavando l'avete sbagliato a lavarli, se potesse, quindi dovete rifarli, questo è eccezionale. Cominciamo con le lane, cominciamo adesso, 300 abbiamo detto, adesso qui ho fatto un po' di confusione, di numeri, va bene, dai, 326 era mi pare quella, sì, facciamo la 327. Sì, 327, guardate. Francesco, prima di iniziare con le cose pesanti, le spedizioni. Bravo, le spedizioni. Noi spediamo con Bartolini, noi spediamo generalmente, o con le poste italiane. Con Bartolini, questi, molto più complicato di quella verità, scusate. Le spedizioni partono da 6,50 euro. Perché partono da 6,50 euro? Perché se, come tanti clienti, contrassegno compreso e tanti clienti magari, ecco, se vogliono provare così, invece mi prendete a volte scatole, come è successo tutta questa settimana con i tessuti che abbiamo proposto di venerdì scorso, lì valutiamo un po' insieme, valutiamo anche la spesa di spedizione, se poi mi superate una certa quota, ve la faccio anche gratis, ve la faccio la spedizione, va bene, però generalmente sono 6,50. Allora, la volta scorsa ho fatto vedere, allora, come la volta scorsa, sto dicendo, questo è un campionario che vi sto proponendo, un campionario, quindi che vuol dire un campionario? Un campionario freschissimo, che vuol dire che può essere stato usato per questa stagione, come può essere, sono le anteprime del prossimo anno.
a volte anche di a volte e succede, perché a volte vengono qua, vanno sulle vetrine e comprano due anni prima, poi i clienti si comprano il capo e poi lo fanno, poi dopo due anni lo vedono sulle vetrine e la vengono tutti orgogliosi e hai visto il tessuto che ho acquistato l'anno scorso, così, e in vetrina a tot marca, a tot soldi, a 10 volte di più, 10 volte di più, va bene? Quindi io sto proponendo altre cose. Quasi tutti i tessuti che vi sto proponendo sono tutti con la grandissima percentuale di lana. Vuol dire che, non è purissima lana, perché ci deve essere anche per queste lavorazioni una piccola parte di poliestere per tenere la trama unita e per tenere appunto tutto il discorso, se no è impossibile fare queste, con questi pesi, queste lavorazioni, queste morbidezze, va bene? Oppure costerebbe una follia, costerebbe, pensate, un tessuto a lavorazione a telaio così, che non è stampato, cioè, cosa costerebbe? Cioè, no? Comunque, ora, questa è la proposta numero 320, ce l'hai tu il numero là? 327, guardatelo così, guardatelo. Questa è un'opera d'arte, vedete? È un'opera d'arte. Ve lo propongo, sempre mantengo i prezzi d'altra volta che sono andati veramente alla grande, sono stati apprezzati, poi arrivano i pacchi a casa vostra e sono sicuro che ce li richiedete ancora ulteriore tessuto. 9 euro al metro, tessuti da 20-25 euro al metro sui miei negozi. Invece ho comprato questo contenario e voglio regalarlo via, poi per incentivare le scuole di taglio e cucito, come prima abbiamo sentito, e ho avuto l'onore e il piacere di essere stata ospite la signora Tiziana Darù. Va bene? Grande. Allora, 327, giusto? Sì, 9, 9 euro, è perché sto ascolto anche i clienti cosa dicono di là. Ascolto. 328, guardate. Questa faceva composé quasi con questo qua. Non fa composé, però il bluette, ecco, guardate, una tinta unita di questo non è il mio ecco, sempre ripeto, guardate, stiamo qui fino a domani, non fa peluchi né niente, è bellissima, è una qualità stratosferica, è una qualità stratosferica, e questa è la proposta numero 328. Guardate, ma guardate che colore, lo chiamate blu Francia, blu Cina, blu Et, no, ha mille nomi, però blu è sterile, qualcuno è sterile, basta, blu Cina, blu, ecco, ci entriamo qui entriamo in politica, siamo, non dire nulla, ecco, però è un blu bellissimo, guardate, bellissimo. È vero? Allora io sto provando a riprenderlo, però sì. Non è facile, no, provo. Non è facile perché è molto cangiante, ma è pieno di colori, ha un colore caldissimo, un colore, questo va bene sia da uomo che anche, cioè da donna che anche, anche da uomo, solito fare quelle giacchettine, no, calde, che stiano specialmente anche chi fa il rappresentante su e giù dalla macchina, questo qua è stupendo anche per fare le giacchettine, anche da uomo, va bene? Di pure che il grado di colore è un pelo più scuro, sì, da quello che si vede qua, inquadralo adesso, sì. Tu mi dici te quando trovi il punto di colore, perché questo è tanto luminoso. Ecco. Eccolo. È tanto luminoso. È tanto, sì, perché abbiamo la luce oggi. Sì. Va bene? Però scriveteci su WhatsApp che vi mandiamo tutti i video. Le foto, sì. Ok, sempre 9 euro al metro. Una follia. Sono un pazzo, insomma. Poi 300, e ora andiamo in cerca del 320, 300, era quello lì, era il 320, aspetta, scusate, perché sto perdendo i numeri, sto perdendo, sì, scusate, eh? Sì, sì, 328, adesso cerco il 329, 329, questo qua, oh là, 329, guardate, alta meraviglia, guarda, giovanilissimo, guardate, sempre, guardate, questo lavorato col filo glitterato, guarda, questo, si vede il filo glitterato? Guarda, sempre,
Ma non ho mai visto, in tanti anni, erano anni di commercio che non mi capitava di trovare uno stock di qualità e di bellezza così bello. Cioè, è la proposta di uno 329, si vede? Sì. Eh? Ma è pesantissimo, è cioè, ha una mano che è favolosa. Cioè, non è... Posso di letto e vogliono vedere ogni cliente. 300, beh, 329, 9 euro, lo metto qua, lo metto. Eccolo là. Poi, 329, adesso cerchiamo la 330, la 330 che è... Oh, qua, qua. Guardate, l'altra volta ho fatto vedere dei tessuti tipo con la versione a Casentino. A Casentino vuol dire che hanno... che sembrano ricciolino. Questo ricciolino così, guardate, eh? questo scozzese diagonale così, eh? Vedete a rombi così, questo ha una versione a Casentino e ha sempre un peso bellissimo, non è difettoso, è proprio la particolare, specialmente i maschietti amano vestire con questi capi qua a Casentino, cioè chi si intende di moda veramente sa, e costano una follia. Salutiamo Fabio che non ha conosciuto la ah, sì, ecco. Fantastico. Allora, la proposta numero 330, questa cioè, devo questa un po' più un po' più pesa, diciamo, ecco, c'è un po' più filato, quindi devo farla, l'ho pagata un po' di più, 10 euro al metro. È sempre un terzo del valore. Sempre un terzo del valore, eh? Si vede? Cioè, anche la sì, è una maglia cotta, è una maglia cotta, ma è la maglia cotta, ma della qualità più eccessa. 331 o altro diagonale. Questo è ancora più peso. Però potete fare anche un cappotto qua, una mattella, un cappotto. Guardate, è un peccato che non vedete la qualità, vedete il titolo anche del filato, che è un po' più spesso, no? Guardate che classe che ha questo disegno, eh? Ma ha un peso veramente da cappotti questo qua anche, o da giacche pesanti invernali, qui veramente estate caldi, perché specialmente anche sulle quelle sfiancate è tipo proprio, poi ho della nana cotta originale, poi vi faccio vedere, è quasi paritetica, la 331 sempre 10 euro al metro. Vedete che la montagna si sta, sì. Non guardate, 332, oh, là. L'altra volta ho presentato questo tessuto, no, aspetta, l'altra volta ho presentato questo, che è stato il best seller, della, sì, il più richiesto, ne ho venduto, ho dovuto richiamare il fornitore, sì. Per dire, ne hai ancora, ho avuto talmente tante richieste che ho dovuto, per piacere, sì, ne ho una pezza appartata, fammela a me, te la pago anche, ci rimetto, pur dire, ci rimetto, però, ecco, ho dovuto accontentare questo è stato l'altra volta il tessuto più venduto, no? Io l'ho riacquistato, ne ho ancora, vedete, un po' di metri, no? E ho trovato il similare, vedete? Non è un composé, però è un similare, ha la stessa lavorazione, ha un'altra tonalità, è un senape. Il colore cambierà, eh? No, eccolo qua, guardalo. Vicino. Sempre con la lavorazione glitterato, col filo, vedete? Eh? Spero che si veda il colore, non lo vedi. Il colore reale è esattamente questo qua. Guardate, vedete che tinta calda che è? Sì. Eh? Sì, è proprio calda. È una tinta bellissima, calda, qualsiasi cosa, giacca, giacchettina, gonna, capo spalla, un polverino, un cappottino, qualsiasi cosa. E la proposta era numero 332, 12 euro come ho proposto l'altra volta questo qua, va bene? Poi, 332, cerchiamo la 333, oh, altro capo bellissimo, guardate, no,
qui ho sbagliato il prezzo, va bene, però devo vendere un po' di più, però lo vendo a prezzo di più. Vedete questa sempre maglia lavorata, va con questo grigio melange, questi fili leggermente a casentino, o queste ondine leggermente a casentino, però ecco, sono quelle lavorazioni che non fanno, vedete, lo potete portare, ecco, guardate che tinta, questa è la 333, si vede il disegno, si vede? Guardatelo in prospettiva, la 333 doveva vendere la 10, chi ha sbagliato a scrivere io, 9 euro al metro, chi prende prende, ho solo questi metri qua, ho solo questi metri qua. Poi 333, 334, cerchiamo, questo è perso, questo si è perso, 334, questo lo tengo la prossima volta. Guarda, intanto una cosa, questo sono tutti alti, ci sono tutti fotografi fin adesso, tutti alti minimo 140, dai 140 ai 150, va bene, 140, questo invece mi sembra un po' più alto, ma addirittura 170, infatti questo qua, guardate che maglia lavorazione, guardate che lavorazione che è. Anche questa qua, cioè le tinte più belle. Guardate che tinta calda. È difficile. Guardate che punto di. Qua si intravede il colore. Vedete? Più vicino, più va a sbiancare, però si vede il glitter. Il filo? Sì. Il filo. Posso tornare indietro per. Vabbè. Colore, ok, anche se è un po' borgogna il mio, ma io ho un bel marrone. Un bel marrone, guardate, guardate che lavorazione che ha, bellissimo, particolare, elegantissima, veramente. E la proposta numero è caldissima, e questo è il bello, che è caldissima questa roba qua. La proposta numero 334, ve la faccio sempre 9 euro al metro, tessuti da 3 volte di più, va bene? Mamma mia, mi ammazza la Sabina dopo. 334, 335. 335, guardate questa qua. Questo è il tessuto più pesante che sto presentando oggi. Guardate che resca, che questa lavorazione, no? A reschina, insomma, ecco. È pesantissimo questo qua. Vi posso assicurare anche da capotini da uomo. Non solo da donna, anche da uomo. Cioè, uomo vuol dire a qualsiasi età, vuol dire questi qua. Con questo grigio melange, a qualsiasi età. Anzi, ragazzi, posso dire una cosa? Anche da bambini. Ci sono dei sessantenni che danno le piste ai trentenni, ragazzi. Ci sono dei sessantenni che danno le piste ai trentenni. Cosa vuol dire dalle... Uomini, stavo anche buone. No, perché uomini. Abbiamo visto, intravisto Daniela Fession, terapia, no, terapia, dopo parliamo di lei. Ok, allora, vedete, io vorrei che la sentissi, ha un peso quasi da cappotto, questa, è stupendo, anche da uomo, ed è veramente, solo indossarlo vi fa caldo, questo qua, cioè non è la... Non è il pratese che a volte fanno in poliestere, questo è lana. 335, 10 euro al metro, tessuti da 40 euro al metro questo qua. 335, cerco il 336. Aspetta un attimo. Il 336, quando ho detto che vendiamo... dalla Val d'Aosta a Pantelleria, questo l'ho preso proprio per dire, mi ricordava proprio la Sicilia, guardate che maioli, guardate che lana cotta, questa è un'opera d'arte, questo è un quadro, guardate, sono stufo di dire guardate, però vorrei che sentisse che qualità che è questa. Che qualità, sapete il problema che è? Che poi mia moglie, ecco, ho litigato un po' con mia moglie, perché dice, sei un pazzo a buttare via, tra virgolette, no? A svendere i tessuti così, perché poi durano una settimana, perché fra sabato scommetto che non ce n'è più, e poi non abbiamo più niente, dicono loro da mettere sui banchi vendita, non me ne frega niente. Bisogna incentivare, vero o no? L'arte, dettaglio e cucito. Va bene?
guardate, guardate che splendore, che colori autunnali bellissimi. E lo stesso un capo fesso, un particolare, è vero o no? Questo non è, è un capo che tutti vi noteranno, è vero? E dirate, hai gusto, hai arte, va bene? Questo è proprio un, è un tessuto da portare, proprio come dire, ammiratemi, no? Ciao ragazze! Va bene, quindi la proposta, anche questo ho sbagliato il prezzo, 336, 9 euro dai, ripeti il numero proposta, 336, 9 euro, però sono sicuro, affrettatevi, a, se volete acquistarlo, ecco, naturalmente vi invito a acquistare, sono sicuro, però richiamate subito per trovare ancora un po', va bene? 300, ho detto ora 30, perché sono, sto dentro... 336, cerco una della 337. Oh! Via! 337, guardate cosa ho trovato. Sempre da 309 euro al metro. Guardate, un cavo che è difficilissimo trovarlo con queste, wow, con queste, con questa qualità, con questa qualità di lana, con questa qualità e con questi disegni. Non è volgare, è bellissimo. Elegantissimo. Dai, faccio veloce perché la camera mi ha detto che ha bambini piccoli a casa. Quindi la proposta numero 337 non deve dare il latte, per fortuna. Quindi 337, 9 euro al metro. È bello? Anche da uomo. Anche da uomo. Anche da uomo. Vedete, 300. Tra poco qui mi ci butto anch'io. 338. Chiudiamo in bellezza. Chiudiamo. Andiamo verso le bellezze. Dai, gli ultimi tre. 638, oh, guardate che lavorazione a Jacquard. No, guardate, mia, non è facile prenderla. No, no, guardate. Guardate, è una, ha una lavorazione incredibile, la vedete? Oh, grazie, grazie, grazie. Grazie. Vedete? Eh? Wow. Ho preso cose bellissime. Ho preso, oh, oggi sto presentando opere d'arte. Potrei fare anche quadri fra poco, vendere statue, quadri. Opere d'arte, è una maglia cotta, è una maglia cotta con una lavorazione a jacquard a rilievo in contrasto col filo, quindi c'è una lavorazione difficilissima da fare, e la proposta numero 338 a 10 euro al metro. Sì? Eh? Che voglio far vedere un attimo. No, no, no. Il disegno. Sì, è un disegno, bello. Un disegno floreale, però... è contro, è contrario. No, 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 ma si vede, eh. Ok? No, incredibile. Ah? Incredibile. E questo no, io vorrei, vedete di, si vede in prospettiva. Leggermente perché è molto delicato in video, ecco così sì. Vedete? 338 a 10 euro al metro. Tra poco qui, ho finito, eh? 338, facciamo la 339 e poi chiudiamo con la 40. Oh, capputtino giovanile. Cappottino, un cappottino giovanile, ne ho pochissimi metri, la proposta 339, guardate, bello, eh? Un cappottino giovanile, ne ho veramente pochi metri qua, e quindi la a 9 euro al metro, eh? Un cappottino, un giovanile, 339, 300. Chiudiamo con la, una follia, oggi lo voglio proporre, questa è una lana cotta, pura lana cotta, lavorata in Alto Adige, non dico più bassa del solito, è la classica lana cotta fatta in Alto Adige, non dico il nome della, perché è alta 1,20 m, la classica lana cotta in pura lana, è un bianco introvabile, vedete? No, vorrei, questa è pura lana, ecco, finalmente qui, adesso ho fatto vedere tanto, là, su quello che ho fatto vedere, c'è una piccolissima lana. Non posso dire pure perché c'è una piccolissima percentuale di poliestere, perché sennò costerebbe una follia. Io ho trovato questo tessuto su uno stock e non sapevano neanche loro di averlo. Io l'ho visto, ho detto dai, dammi questo. Sono tessuti anche da 60-70 euro al metro, questo qua. Io oggi ve lo propongo a 15 euro al metro. Questi sono tessuti che costano, provate ad andare a Cortina, non so, andate a vedere sui negozi cosa costano questi tessuti e mi darete ragione.
va bene, questo è un po' più tessuto per chi va in montagna, questa proprio è la massima espressione di stare caldi, questi tessuti qua. È un bianco anche particolare, è difficile anche da trovare, perché il bianco è il tessuto che costa più di tutti, perché è facile che entrano delle impurità i fili e che rovino, quindi ha una percentuale di costo di circa il 20-30% in più, perché è difficile che salti fuori perfetto. Questo non ha niente, questo non ha, questo è perfetto. Ve lo regalo al prezzo di 15 euro al metro, la proposta 340. Basta. Ciao ragazze, buonasera. Ok, Francis. È andata. Che maratona. Sono sudato. No, a parte oggi è stato veramente, forse non so se ho esagerato. Ah, non li preso, la prossima volta. Dai, sì, la prossima volta basta. Ora vi volevo farvi vedere prima un video su una, invece purtroppo non si può perché sulla un po' cruento, ecco, ho visto stamattina che mi ha molto impressionato un video su una cosa sta succedendo adesso in Palestina, in cui in Medio Oriente sta succedendo qualcosa, quindi oggi è sabato, domani è domenica, dico chi può va alla messa, chi invece chi non può andare a messa, magari perché peggio sta a letto, però dite una preghiera per questi tempi di guerra difficili. Che il Signore vi benedica. Grazie. Santa Domenica.